Si sente? Sì. Ciao a tutti, sono Nunzia, mi occupo di lavoro, sto in commissione lavoro. Nella commissione lavoro c'è il presidente Sacconi, colui il quale ha cambiato in peggio, in male, colui il quale ha distrutto in nome di Biagi il lavoro in Italia. Le parole con cui voglio iniziare sono due: reddito e dignità. Queste sono le parole d'ordine. Cosa stanno facendo? Cosa fanno? Qual è il miraggio? Perché è un miraggio, è finto. Il miraggio Renzi, alla mancanza di investimenti nel sociale, nella gente, immette mancanza, totale assenza di investimenti in sviluppo e ricerca. Il quadro che questo governo ha disegnato per l'Italia è un quadro disastroso. Le aziende, lo sapete tutti, lo sappiamo sulla nostra pelle, le aziende chiudono. L'industria ha un calo del 7%. Ecco, questo è quello che sta avvenendo nel nostro paese. Le acciaierie, Piombino, l'Ilva, l'acciaieria di Terni sono in crisi. 530 posti di lavoro si stanno perdendo a Terni ora. Perché? Perché questo governo non fa e non ha un piano di sviluppo organico, economico del paese. A questo aggiungiamo i dati che non ci inventiamo noi: la disoccupazione, la precarietà, la povertà, 3 milioni di disoccupati, questi sono i dati. 3,2%, il 3,2% di persone in Italia lavorano con le false partite IVA. E lo dico anche a voi cameraman, voi sapete sulla vostra pelle quello che state provando e quello che succede. E allora aggiungiamo i precari, aggiungiamo gli inattivi, li chiamano inattivi, sapete chi sono gli inattivi? Gli inattivi sono quelle persone che sono stanche e non cercano più lavoro. Queste entrano in un limbo invisibile perché non vengono neanche considerate dalle statistiche. Non esistono e sono più di 3 milioni. E allora quando ci dicono che la disoccupazione è al 12,9%, non considerando gli inattivi, qual è la vera disoccupazione in Italia? È il 25% e loro mentono. Continuiamo, 3 milioni sono le famiglie povere, le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà e 6 milioni quelle a rischio. Che cosa fanno loro allora? Inventano questa formula, questa finta riforma che chiamano con un nome straniero per distogliere l'attenzione, la chiamano Job Act. Ve lo dico cosa ha dentro, ha il demansionamento. Ha un contratto a tempo indeterminato smantellato, ha i controlli a distanza, non c'è più la cassa integrazione per le aziende che chiudono e non investono in politiche del lavoro, non investono in persone, in operatori che dovrebbero accompagnare i disoccupati quando perdono il lavoro, accompagnarli e aiutarli a trovare il lavoro. Questo è il Job Act, una riforma a costo zero che demolisce i diritti dei lavoratori. E se demolisce i diritti dei lavoratori non crea reddito e non crea un reddito costante. I primi, e lo dico anche agli imprenditori, i primi che ne faranno le spese sono le piccole e medie imprese italiane. Le piccole e medie imprese, perché? Se io sono un lavoratore a basso reddito, se io non ho un contratto di lavoro costante, se sono un precario, non spendo, non compro una casa, non compro un computer, non posso comprare una macchina. E quindi c'è il crollo dell'edilizia, il crollo dell'editoria, il crollo dell'industria. Ecco quello che stanno facendo. Però, cosa passiamo a noi? E perché lo fanno, vi dico?
demansionano, impoveriscono il lavoro per attirare gli investimenti esteri, le grandi industrie estere che useranno i nostri lavoratori come manovalanza. Ci saranno i ricchi e ci saranno i poveri. Questo è il loro progetto. Il nostro non è questo. Il nostro è un altro progetto. Noi proponiamo una seria riforma del lavoro, una riforma che si basa sugli investimenti in tecnologia, in innovazione, in ricerca, una riforma che si basa sul tenere i lavoratori in azienda, che si basa sulla formazione continua del lavoratore all'interno dell'azienda. Questo ci consentirà di avere una maggiore produttività. Le aziende produrranno di più. La produttività sarà di qualità e in quantità maggiore. Il lavoratore sarà competente, sarà capace e avrà il senso di appartenenza, perché quella è la sua azienda che lo cura, che si occupa di lui. E in più avremo un incremento dei consumi, perché avremo delle famiglie che hanno una qualità di vita maggiore, che possono spendere e che possono far riattivare l'economia. Le piccole e medie imprese prenderanno una boccata d'aria. Ecco, cos'è il reddito? Il reddito è un tassello di questa riforma. Il reddito a chi viene dato? Viene dato a tutti coloro che vivono, quelle famiglie, quei precari, quei disoccupati, tutte le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ma è una riforma che ha è la prima riforma in Italia. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, per prima cosa, riordinato i servizi per l'impiego. Il disoccupato, il precario non deve andare da agenzia interinale ad agenzia interinale per cercare il lavoro, non deve andare dal centro per l'impiego ad agenzia di intermediazione e non deve soprattutto andare da segreteria del partito PDL al segreteria del partito PD.